tutti, benvenuti nel nostro canale. Io sono Daniele. Io sono Anna. Da noi troverete recensioni, prove e riproduzioni di tecniche storiche riguardanti la storia, principalmente il Medioevo. Oggi parleremo di abiti storici, ovvero faremo un video recensione dove faremo una breve introduzione su quello che è la storia degli abiti medievali e poi ci soffermeremo su quelli che abbiamo comprato e come ci siamo trovati, come funzionano sul campo. Noi faremo i nomi anche dei negozi dove li abbiamo comprati, ma questo video non è sponsorizzato da nessuno, quindi noi consigliamo questi negozi perché ci siamo trovati comodi con loro per la qualità e l'affidabilità data. Dato che questo argomento è molto vasto, non riuscivamo a fare un unico video e abbiamo deciso di farne due. In quello di oggi parleremo prettamente degli abiti maschili, quello della prossima volta invece degli abiti femminili. Non essendo sarti, abbiamo comunque fatto delle ricerche per capire quali abiti indossare durante gli eventi storici, soprattutto per i personaggi che noi stavamo rievocando. Nel nostro caso specifico, all'inizio ovviamente non sapevamo che tipo di personaggio dover interpretare, dato che noi siamo comunque artigiani, abbiamo optato per questa categoria e non avevano tanti soldi, abbiamo deciso per abiti più comuni, da gente ovviamente popolare. Per la nostra ricerca abbiamo preso vari spunti, abbiamo letto trattati commerciali, matrimoni, iconografie e tutta una serie di documentazioni che potessero farci capire come andavano vestiti all'epoca gli uomini. Ovviamente nelle iconografie e nei ritrovamenti tombali esistono principalmente abiti di persone molto più abbienti. Per quale motivo? Perché erano gli unici che potevano permettersi un quadro, che potevano permettersi una tomba molto più ricca e che quindi potesse essere conservata fino ai giorni nostri. Ma spessissimo nelle iconografie si vedono ritratti uomini al lavoro, anche di gente popolana o comunque non proprio di ceto elevato. Quando abbiamo iniziato questo percorso evocativo, non sapevamo, come abbiamo detto poco fa, che cosa dovessimo in realtà cercare, quindi ci siamo buttati, come diceva lui, su tutto quello che poteva darci una risposta. E nella ricerca, ovviamente su internet, abbiamo capito che non era poi così semplice trovare dei negozi che avessero gli abiti storici, perché la maggior parte dei negozi che si trovano su internet sono negozi che vendono o producono o comunque hanno abiti carnevaleschi, non proprio prettamente medievali. Quindi dopo aver cercato parecchio tempo abbiamo trovato il primo negozio da cui ci siamo riforniti, che si chiama Storia e Magia e si trova a Roma. Vi lasciamo il link in descrizione dove potete andare a trovare questi negozi e come sempre tutte le nostre fonti. Come primo vestito abbiamo preso una camisa, proprio un camicione rosso. Abbiamo scelto questo tipo di abito. Non è prettamente storico, non è precisissimo, però per il nostro primo evento, che non era un evento puramente storico, andava comunque bene così. Questo abito potrebbe essere utilizzato ad esempio per un periodo del 1400 o del 1500. Come avete visto, comincio a presentare ad esempio delle maniche più a sbuffo, dei dettagli che sono maggiormente indicati verso quel periodo. Ovviamente abiti molto più precisi li potete trovare, ma ovviamente a un costo decisamente maggiore. Per cui per cominciare questo vi va più che bene. Se non avete grosse pretese, se per esempio avete un personaggio che è molto più fantasy, molto più LARP, una camisa come questa vi va bene, voglio dire. Come abbiamo detto prima, noi ogni volta facciamo delle ricerche o cerchiamo di trovare delle documentazioni. Naturalmente, grazie a questo scopriamo ogni volta cose nuove. Abbiamo scoperto che la differenziazione tra moda maschile e moda femminile, cioè proprio l'abito, si è creata esattamente nel 1200 o giù di lì. Questo ha fatto sì che esistesse proprio una moda netta tra abiti maschili e abiti femminili e vi erano anche delle leggi, alcune volte in alcune città anche abbastanza ferree, su cosa e come bisognava vestirsi.
Ma fondamentalmente quali erano gli abiti storici? Più o meno, siccome non siamo sarti, vi daremo un'introduzione e poi magari faremo un video proprio sul tema, se vi farà piacere. Che cosa consistevano gli abiti? Erano divisi in alcune categorie. Intimo, un abito che veniva posto al di sopra, delle scarpe ovviamente, e sopra l'abito potevano essere o le pellegrine oppure i mantelli. I materiali con le quali venivano creati gli abiti andavano dalla seta per le persone con più soldi al lino prettamente, e poi c'era la canapa. Grazie alle aperture commerciali che nacquero sempre più fluenti in quel periodo, naturalmente le persone potevano avere accesso a tantissime altre materie e quindi si crearono anche mode e stili completamente diversi. Molte persone credono che il Medioevo sia un'epoca buia e priva di colore. Al contrario, invece, all'interno di tanti trattati commerciali, matrimoni, eccetera, eccetera, come detto anche all'inizio, si trovano dei vestiti che sono molto molto sgargianti e molto colorati. Ovviamente ogni vestito determinava il ceto sociale di appartenenza, quindi in questo caso l'abito faceva il monaco, nel vero senso della parola. Una persona con pochi soldi non poteva, uno, permettersi abiti migliori, ma soprattutto non doveva permettersi abiti migliori. Come detto da lei poco fa, se una persona povera trovava e magari si vestiva con un abito con più soldi, andava incontro a delle sanzioni molto molto forti, maggiormente sanzioni monetarie, in altri casi anche sanzioni ben diverse. Un altro negozio che noi abbiamo scoperto, molto molto bello, che però purtroppo non rientra nelle nostre tasche, è Amstrid, e la qualità e la rifinitura dei vestiti è pressoché unica nel suo genere. Ovviamente questo fa sì che gli abiti che produce abbiano un costo molto molto più elevato. Comunque vi lasciamo lo stesso il link in descrizione, così potete dare un'occhiata se volete e vi rendete conto. Nel momento in cui abbiamo deciso di cambiare personaggio, perché ci siamo resi conto che evolvendo nei mercanti potevamo accedere a più soldi, i vestiti che avevamo comprato non andavano più bene, o comunque erano da persone, come abbiamo detto prima, che non potevano permettersi quello stile di vita. Abbiamo trovato il nostro unico e solo fornitore, che è praticamente questo negozio straniero che si trova online, che si chiama Web Celtic Merchant, e oltre agli abiti ha una fornitura di merchandising, di attrezzature molto molto vasta, è fatto benissimo e ha a disposizione anche comunque dei prezzi molto abbordabili. Quindi la cosa più particolare di questo sito, che diciamo a noi piace tanto essendo rievocatori, è che siccome dispone sia di abiti LARP ma di abiti storici, quando scorrete dopo il vestito, dopo le foto del vestito, potete andare nella parte della descrizione dove c'è scritto dove è stato trovato il vestito e tutta la parte, diciamo, storica a cui questo vestito appartiene, che per persone come noi che fanno rievocazione è una cosa più unica che rara. È fondamentale trovare delle fonti specifiche. Stessa cosa, come dicevo prima, per quello che riguarda le attrezzature. Quindi comunque, nonostante, ribadiamo, non ci paga nessuno, è il nostro unico fornitore e la stragrande maggioranza di tutti gli abiti che voi vedete li abbiamo comprati e continueremo a comprarli da loro. Questa casacca, ad esempio, appartiene ad Amstrid. Questo ci è stato regalato, anche la finitura, la stoffa è comunque di qualità molto elevata. Le passamanerie sono comunque cucite, non sono stampate, sono comunque cucite, ed è molto robusta, anche questa ha tanti anni e non si è minimamente scolorita. Quindi, come potete vedere, come diceva lei prima soprattutto, la qualità è comunque più elevata, ma anche il costo è nettamente più elevato, ovviamente. Un paio di pantaloni, che è questo qui, è marrone. Il marrone era un tipo di colore molto presente nel Medioevo, e più era un marrone carico, comunque un marrone tendente al rosso, più il bagno per fare la tinta era migliore, quindi c'era il primo bagno di tinta. Ovviamente questo era molto più marrone, tendeva anche questo un po' al rossiccio,
col tempo, ovviamente anche questo ha quasi 6 anni, ha perso un po' di colore, ma è comunque rimasto ottimo. Non ha avuto i minimi segni di usura, nonostante comunque viene utilizzato anche per lavorare durante gli eventi, però è rimasto perfetto. Il suo fratello gemello, solo di colore diverso, è praticamente questo paio di pantaloni che sto indossando in questo momento, senza fasce. Stessa qualità di questo paio sul tavolo, perché ovviamente è stato preso nello stesso momento. Non indosso le fasce perché le fasce sono qui e ve le voglio mostrare. Queste fasce sono rosse perché richiamano la tunica e perché mi piace il rosso, ovviamente il mio colore preferito, e sono comunque delle fasce di una lunghezza di circa 2,5 metri. Su questo faremo un video dedicato per come vengono indossate, perché c'è bisogno di una tecnica particolare per essere messe sulle gambe. E come avete visto sul video del trekking, se non l'avete visto andatelo a vedere, ve lo mettiamo qua sopra. Come avete visto, anche dopo una camminata comunque non mi hanno dato fastidio, quindi vanno benissimo, e le abbiamo comprate sempre da là. Le fasce, tra l'altro, servivano per mantenere calde le gambe, per evitare ferite mentre si camminava, per essere portate anche più comodamente a cavallo, per non avere problematiche con gli staffili, ad esempio, e ovviamente davano anche un senso di benestare a chi le portava. Di solito i mercanti le utilizzavano anche per fare legature di fortuna o eventualmente per calarle in alcuni pozzi e recuperare l'acqua quando l'acqua non era proprio facilmente accessibile. Quindi avevano più motivi di essere portate. Penultimo pezzo che vogliamo farvi vedere è una pellegrina. Di questa ne vedrete un'altra, la sua sorella gemella, nel video dedicato. Solamente nera, anche questa è stata praticamente presa nello stesso momento dell'altra, anche questa è marrone, comincia ad avere un po' di anni, ma comunque anche questa ha un tessuto veramente veramente ottimo, mantiene caldo, protegge dal vento, e la particolarità questa qua è più 200esca. Per quale motivo si capisce? Per la lunghezza del cappuccio. Perché più si va avanti nei secoli, più questo cappuccio comincia ad allungarsi, arrivando fino al fondoschiena praticamente, quindi diventava veramente molto importante. C'è qualcuno che dice che alcune persone ci mettessero dentro i soldi, perché effettivamente potrebbe essere anche utilizzato come salvadanaio, e venivano messi sotto la tunica. Però c'è qualche studioso che asserisce che venissero messe anche all'interno del cappuccio. Noi ci crediamo comunque. Un ultimo pezzo che voglio farvi vedere, che però non è stato comprato, sono dei pantaloni artigianali, sono stati proprio fatti artigianalmente, sono quelli che vedete di solito che porto nei video, e sono dei pantaloni in cotone, e sono quelli avvolti dalle fasce per fare il classico sbuffo. Lo sbuffo sulle tasche fondamentalmente è molto importante, perché permette un ampio movimento sia in camminata, permette anche una cavalcatura molto più comoda, e ovviamente erano utilizzatissimi sia dai popoli del vicino est, proprio l'est Europa, sia anche dai popoli dell'Oriente. Quindi noi, essendo mercanti, dobbiamo avere una moda che possa ricalcare, variare ovviamente più popoli, ma che comunque possa avere una logica, perché ovviamente possiamo avere accesso a vari paesi, dal nord all'est Europa, al vicino oriente, fino all'estremo oriente, se arriviamo a seguire ad esempio la via della seta. Anche per quest'oggi abbiamo concluso il video, è venuto un po' più lungo degli altri, ma per spiegarvi i vestiti comunque bisognava avere un po' più di tempo, e possiamo chiudere qua. Penso il video. Sì, grazie per la visione, per essere stati con noi. Come sempre, se avete domande, cose da chiederci, potete scriverlo, condividete, mettete mi piace, like, iscrivetevi, supportateci se vi piace quello che facciamo, e niente, alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao.